Non ti ho mai visto disegnare così male, Nicole. È una cosa bellissima. Senza struttura, come posso fare senza struttura? Eccoci qua. Visto che sul web stanno andando sempre di più i titoli tipo artista professionista disegna questo, oppure montatore professionista commenta il lavoro di questo, ho deciso anch'io di fare un video simile. E da qui il titolo, e cioè artista incompetente insegna ad artista professionista. Quindi chiamiamo pure il nostro esperto incompetente. Chiama? Grazie. Facciamo spazio al nostro esperto. Niente. Buongiorno. Ah, è vero, io sono l'artista professionista, quindi eccomi qua. Anzi. Professionista della matita. Esatto. Mi capita molto spesso di leggere commenti nei tuoi video. Sì. E vedo molto spesso ragazzi e ragazze che dicono: come fai? Sei bravissimo, eccetera, eccetera. Allora, perché sforzarsi di diventare bravi come lui quando posso io trasformare lui meno bravo come Esatto. Quindi Kama, sei qui in qualità di esperto incompetente del disegno, e incompetente significa che non è di tua competenza. Esatto, È no, come imbecille senso significa che imbelli. ovviamente. Sembro anche tipo un direttore del telegiornale. Immaginate se i miei video fossero tipo: salve a tutti, ricetti e benvenuti in un nuovo video sul disegno. Oggi impareremo ad usare le matite colorate. Vai Kama, ti serve una matita? Serve una matita? Cosa ci serve? Una matita, intanto partiamo dalle basi. Vai, però. illustralo anche alle persone perché insomma questo qua è un tutorial per me ma anche per voi se volete diventare incompetenti nel disegno. Se a un certo punto vedete che siete migliorati, questo è un danno. È un segno che avete bisogno di questo tutorial. Innanzitutto utilizziamo una matita, non andiamo su cose troppo complesse tipo pennini, No. china. Anzi, un vero incompetente non Stacca usa la questa punta, matita. no. Ne usa una piccola così. Cos'è questo? È un temperino. Ma è già troppo Lo professionale. sento. Dammi un temperino incompetente. Tieni. Allora. Perché la matita piccola? Perché? Perché se fosse grande significherebbe che è nuova. No. L'incompetente invece è uno che ha disegnato, disegnato, disegnato e non ha mai imparato nulla. Vi sfido a dire che siete mai riusciti a vedere una matita arrivare a questo punto. Spariscono Io prima. sì, ma era Sì? di mio fratello Ah, maggiore. ecco, gliel'hai rubata. Vai, disegniamo! Allora, bisogna intanto spiegare una cosa, che bisogna far capire prima di tutto che questa è una linea dritta Sì. e questa. Non partiamo da un livello un pochino più avanti, tipo Ah, che inizi ok. già a disegnare. Partiamo quindi da un personaggio. Come disegnare un personaggio? Vai. Qual è il tuo supereroe preferito, Riccardo? Batman. Vediamo, ora Kama disegnerà Batman. Poi proverò a ridisegnarlo io, cercando di mettere a frutto tutto ciò che ho imparato. Ho disimparato, scusa. Bravo, bravo. Che c'ho gli occhi storti. Che cosa? Fuori. No, come No, allenare no, come no, fa? no, no. No, 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 lasciali. No, vabbè, Batman così. Allenare i È fuori dal. felice? No, no, lui è No, serioso. no, ti pare che è Che ha le felice? sopracciglia Ti hanno sulla. ucciso tutta la famiglia. Vabbè, il mantello. Vabbè, il mantello. Non offendiamo troppo. E poi qua c'è il logo. Che è così, se non sbaglio. Io sono per i Batman un po' più vecchiotti. Queste sono le braccia. Cosa? Provo a disegnarlo anch'io allora. Comunque è bellissimo, Kama. No, allora, comunque. Le sopracciglia, così sembra un personaggio dei cartoni morti. È vero? Comunque, di base, se voi vedete un disegno del genere, cosa Sì. succede? Capite che è Batman? Vedresti che è Capiamo Batman? che è Batman. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Vediamo, provo a disegnarlo Vai. anch'io. Cavolo, disegnare con questa matita è impossibile. Soprattutto. Allora, proviamo. Intanto partiamo. Cioè, No, io. no, 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 ma che? Proporzioni? Cavolo, è così difficile. Guarda che ci vuole esperienza per essere incompetente. Lo so, è per questo che mi è così difficile poter seguire questo tuo consiglio, perché è tutta una vita che io disegno bene. Eccolo qua. Le narici fuori dal. Le narici non le faccio fuori, Kama. Ecco, sei sulla buona strada. Potete notare come pian piano anche lui si stia abituando all'incompetenza. Vedete che lui è partito, che sembrava una cosa seria, ma è finito sulla buona strada. Com'è qua? Oh E cacchio. questo è il punto di un incompetente, non lo sa. E È così? chi può dirlo? Boh. E va bene così, no? Aspetta, una penna. Penna? Sì, una penna. Perché non farlo direttamente con i colori a olio? No. Colori a olio mai più. Comunque ti stai impegnando anche tu. Perché tipo un po' di tre quarti, ma la maschera è dritta. Quindi. Vero. Oh, non ho mai disegnato Batman. Ah, il segnale quindi è così. Esatto, Ecco. esatto. Ora potete dire che questo è un disegno di Richard HTT. Beh, ci siamo. Oh, in effetti, comunque è vero. Già soltanto pensare che stiamo facendo un tutorial sul disegnare male mi fa disegnare male. Passiamo a un altro soggetto, un animale, un cane.
Vai. I cani hanno gli occhi a palla. Tutti quanti così. Come Batman. Batman e i cani hanno molto in comune. Qua, cosa? Se non avessi fatto i peletti sarebbe sembrato qualcosa. Tendo a precisare che il cane si è appena seduto, e per questo che le orecchie sono un po'. Vero, è la dinamica del movimento. Le linee di. Di movimento, esatto. Proprio. Cinetiche, come le chiami gli esperti? Non lo so. Vabbè. Tu come le chiami? Trattini che sembrano. Trattini. Che puoi capire le cose. E io mi dispiace, ma ho davvero questo problema. Cioè, che parto sempre da una struttura. Prova a non farlo. Prova a non farlo, no. Riccardo. Ma tu lo stai facendo di profilo? Sì. Ma questo è piatto, è troppo piatto questo. Questo è semplicemente Batman col muso più lungo. È il cane di Batman, ovviamente. Non ti ho mai visto disegnare così male, Riccardo. È una cosa bellissima. Senza struttura, come posso fare senza struttura? Però dai, è venuto carino. E quello è il problema, Riccardo. E quello è il problema. Mi dispiace. Io mi impegno, ma non riesco proprio a entrare in questa mentalità. Questo è il bat dog e questo è il cane con le linee genetiche. Ma sono sicuro che tra di voi ci sono tantissimi esperti che potrebbero darci consigli su come disegnare ancora nel modo peggiore. Ah, ok. Quindi scrivetelo nei commenti se avete dei consigli da darci. Che abbiamo disegnato come prima cosa un essere umano, come seconda cosa un animale, come terza cosa un oggetto inanimato. Ti è piaciuto così tanto un albero? Ti insegno come disegnare un albero. Sì, ho una tecnica. Hai una tecnica? Ho una tecnica. Partiamo da una base. Opla. No, aspetta, fallo grosso, ti prego, altrimenti non vedono niente. Ok, ok. Che senso ha avuto abbassare la linea? Se l'hai fatto comunque così piccolo! Va bene. Però a me sembra venuto troppo bene. Perché? Perché qual è il plot twist? Ecco, ecco la tecnica. No, allora, fallo. Quando fai un albero parti da un tronco. Sì. Quando parti dal tronco, la tecnica è fai sempre delle V. Ogni volta che c'è un qualcosa fai una V e lo ridirami. Fai una V e lo ridirami, ok? Disegna una V in centro. Esatto. Adesso questo qui va di qua, questo qui va di qua. E quindi, vedi, diventano sì. Due rami. Posso dire che non ho mai visto alberi così? È orribile. Sembra di vedere. Se tu potessi fare così ora, sarebbe un cuore, capito? Con tutti i vasi. È vero, un cuore umano però. Sì, cuore. Ma che cosa orribile è questa, eh? Però con le vene. Allora, io di solito, allora faccio un po' di cespuglietti. In generale io, che ne so, faccio così. Qua abbiamo, tu hai fatto il coso nero, no? Comunque non sta venendo benissimo neanche il mio, Qual è l'obiettivo dell'incompetente? Quello che nella sua incompetenza fa capire comunque qual è il soggetto o l'oggetto che sta disegnando. Quindi in realtà è un esperto della sintesi. Plot twist, l'incompetente è esperto, è un professionista. E qua una V. E qui una V. Per fare il chiaroscuro c'è una, ti insegno un'altra tecnica. Sì, vai. No, non, ah, su questo? Non serve la matita. No? Come non serve la matita? No, si fa così. No, non si fa così, no, calma. Non si sfuma così. La luce. Te lo taglio il dito. La luce viene da qui. Vedi che questa parte qui è più illuminata? Ci sta. Mi ha distrutto l'albero. No, no, ci sta. Era bello prima. Anzi, no, no, perché gli esperti fanno così. Niente, disegno questo qua, poi il cuore e poi niente, questo qua. Non è un cuore, questo è un cuore. Fai una Un giorno ti insegnerò come disegnare un cuore. Perché aspettare un giorno, cavolo? Un cuore, disegniamo un cuore? Dicono di sì. Cioè, disegnalo qua. Bene, sta. Cioè, ma questo quindi è un cuore realistico? Sì, sì. Ah, vabbè, scusa. Ecco qua. E questa è l'uscita di. Vabbè, porterà sangue da qualche parte. Sì, se lo vediamo così. È un
Sembrano gli alieni di Arale. No, almeno quelli con la testa a me non sembrano gli alieni di Arale comunque. Cosa sembra? Boh. Vabbè, ci sono le vene, quindi, che si estendono quindi anche qua, magari, no? No, e poi magari qui c'è un altro boccettone. Il corpo umano è veramente molto complesso, ragazzi. Cosa hai imparato dopo... a disimparare? Se sto cercando di disimparare, i miei cani diventano Batcani. E niente, Batman... Perché ridi? Perché... Vabbè. È Batman, perché però ha 16 anni. Ma l'ultima domanda per il nostro esperto. Se dovesse dare un consiglio, quindi, a tutte le persone che vogliono disimparare ciò che hanno imparato e diventare così degli esperti incompetenti, ecco, come lei, quale sarebbe? Devo rispondere ora? No, con calma a casa, tra un'oretta o due, insomma. Ok, ok. Va bene, sì. Salve, sì. Ma chiamiamolo, allora, vediamo se ci ha riflettuto. Sì, pronto? Sì, salve, signor Kama, sono Riccardo, pronto, sì. Il disegnatore professionista, non so se si ricorda. Sì, volevo sapere se le era venuto in mente il consiglio da dare alle persone che vogliono disimparare. Allora, come prima lezione direi di disegnare bendati, è molto d'aiuto. Disegnare bendati? Sì, sì, con una benda possibilmente rossa. Non questo, riesco a capirne il motivo, ma va bene. Allora ci aggiorniamo per la prossima lezione. Va bene, ok, grazie, ciao, 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 ciao. Quindi che dire, grazie a Kama per aver partecipato. Ma una domanda per voi: qual è la cosa su cui avete più problemi a disegnare? Quindi su cui non vi serve Kama per cercare di disegnare male quella cosa, perché già ci riuscite benissimo da soli. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E...